Benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto in questo nuovo video, benvenuto su Nuvolozzi, la rubrica dove non si fanno recensioni o presentazioni, cerco semplicemente di dare news sul mondo del vaping. Se ti va iscriviti, spunta la campanellina, un mi piace sempre ben gradito, al pari di un commento che è sempre graditissimo, qui sotto e in descrizione tutti gli altri miei social, insomma le solite cose che ormai conoscete fin troppo bene. Liquidi da inalazione e formati degli stessi liquidi, quanta confusione c'è? Tanta, troppa. Mi sono fatto ultimamente un giro nei vari siti online e mamma mia, roba da mettersi le mani nei capelli. Soprattutto mi è capitato anche di vedere post nei vari social, specialmente su Facebook, di utenti magari approcciatisi al mondo del vaping da poco tempo, disperati perché non riescono a capacitarsi oppure a districarsi in questo variegato mondo dei vari formati dei liquidi che ci sono in commercio. Tanti, troppi, decisamente troppi. Tra l'altro i vari produttori, piuttosto che cercare di unificare i vari formati, ultimamente ne stanno proponendo ancora di nuovi, tanto per non creare ulteriore confusione. Va ovviamente detto che tutta questa varietà di formati è dovuta a svariate motivazioni, vedi tasse, accise e via discorrendo, insomma poi ognuno cerca di fare la roba figa per attirare più che mai la clientela, però probabilmente così facendo si aumenta a dismisura la confusione. Cerchiamo di ricapitolare in qualche maniera un po' i vari formati presenti nel mercato. Non sono sicuro di presentarli tutti e di dare le giuste spiegazioni, però perlomeno ci provo. Non è semplice, ve lo assicuro. Allora, il classico, partiamo dal classico, il liquido già pronto, formato massimo da 10 ml, si può utilizzare così com'è, nell'apposito flacone appunto da 10 ml, con nicotina o senza, in base alle esigenze di ogni consumatore, pronto all'uso. Ricordiamo, flaconi al massimo da 10 ml, non di più. Se ve li propongono più grandi, qualche problemino probabilmente c'è, ok? Ci sono poi i classici aromi concentrati da 10 ml, ai quali aggiungere VG, PG e volendo nicotina, sempre a piacere, in base al proprio svapo. Personalmente non l'aggiungo perché sono a zero totale di nicotina. E si può raggiungere con questi aromi concentrati una certa quantità di liquido pronto, solitamente 100 ml, con 10 ml di aroma concentrato si raggiungono i 100 ml di liquido pronto. Dico solitamente perché è importante infatti leggere l'etichetta oppure la scheda tecnica del prodotto stesso, perché solitamente la stragrande maggioranza dei casi sono aromi da diluire al 10%, però la percentuale potrebbe decisamente variare e con essa anche la quantità di liquido finale da raggiungibile. Mi raccomando, leggete l'etichetta, guardate la diluizione consigliata, poi non è che quella sia legge, ognuno può anche adattarsela alle proprie esigenze, però ovviamente se è un aroma che va diluito al 20%, se uno lo diluisce al 10%, il risultato sicuramente non è lo stesso, ok? Alcuni produttori hanno introdotto il 10 più 10, ovvero 10 ml da diluire con una basetta per un totale di 20 ml. Solitamente questo formato si trova in boccette da 20 con dentro 10 ml di aroma da diluire per portarlo a 20. C'è da dire anche che questo formato sta scomparendo pian piano, però non è da confondere né con i 10 ml già pronti, quindi non è pronto da utilizzarsi così com'è, ma va diluito, e non è da confondere neanche con i 10 ml di aroma concentrato, perché qua ce ne se ne possono fare al massimo 20 ml. Quindi anche qua è fondamentale leggere l'etichetta oppure leggere la scheda tecnica del prodotto. Troviamo poi il formato, quello che ultimamente è andato più per la maggiore, cioè lo shot, il formato shot. Solitamente ancora si trova 20 ml dentro una boccetta, dentro un flacone da 60 ml, ma anche questi pian piano stanno scomparendo, viste le cose che sono successe qualche mese fa.
Comunque, flacone da 60 ml, 20 ml dentro d'aroma, da diluire, non utilizzabile così com'è, ma da diluire fino ad arrivare ai 60 ml a riempire la boccetta. Più di quello non se ne può fare. Anche qua da aggiungere PG, VG, insomma quello che meglio credete, nicotina e quant'altro per i vostri gusti, per i vostri desideri. Alcuni lo chiamano shot 60, insomma, e attenzione perché ultimamente se ne sta trovando sempre più, invece che sulla boccia da 60, su una boccetta da 20, quindi c'è da comprarsi a parte il flacone per poter poi miscelare l'aroma che è dentro la boccetta più il PG, il VG e eventuale nicotina, tanto per non creare nessun tipo di confusione, insomma. Sono sbucati fuori anche gli shot da 30. In che cosa consistono? Si trovano in commercio le boccette da 30 ml con dentro 10 ml di aroma che non è utilizzabile così com'è, ma va diluito anche questo per arrivare fino ai 30 ml della boccetta, appunto. Anche in questo caso si deve aggiungere PG, VG o quello che volete, da non confondere con i 10 più 10 di prima, ma neanche con i 10 ml di aroma concentrato da diluire in percentuale. Qua la percentuale te la dà la casa produttrice, nel senso che ci puoi fare un tot di ml. Se ce ne fai qualcuno in più o qualcuno in meno cambia poco, però insomma, se ti dicono che puoi arrivare a 30 ml non puoi arrivare fino ai 100, questo è poco ma sicuro, altrimenti poi il prodotto qualcosina perde. Ricordo ancora, è fondamentale leggere le etichette oppure seguire le istruzioni che in alcuni siti web si trovano, anche dove si acquistano c'è scritto come e quanto diluirli, non è così complicato, però insomma districarsi in tutto questo ambaradan non è così semplice. Attenzione, attenzione, perché sono usciti fuori da qualche giorno a questa parte, da qualche mese a questa parte, anche dei formati un pochettino più strani, ovvero i shot da 25 ml. E anche qua li troviamo dentro una boccetta da 30, perché da 25 le boccette non esistono, e vanno portati, vanno diluiti, non sono consumabili così come sono, vanno portati fino ai 65 ml o 60, perché non è ben chiaro, ho trovato varie spiegazioni online. Comunque insomma, boccetta a parte per diluire questo aroma qua, e più VG, PG è quello che più vi interessa. Ci sono poi anche in boccetta da 20, come detto, da diluire fino ai 60 con l'acquisto della boccia a parte, ma ve l'avevo già detto prima, effettivamente. Ci sono anche in flacone da 30 da diluire fino a 90, perché qualche casa, non tutte, qualche produttore ha scelto di fare anche il formato da 30 ml, non da portare a 60 come fanno tutti, no, da portare a 90 con boccetta a parte. Mi raccomando, anche in questo caso fatevi spiegare bene quando acquistate cosa state acquistando, perché è facile sbagliarsi e andare in confusione. In questo garbuglio ingarbugliato di formati, scusatemi il gioco di parole, è in arrivo anche un altro formato, un ultimo formato definito dal produttore stesso nuovo mix and vape. Di che cosa si tratta? Si tratta di aroma da 30 ml in una boccetta, in un flacone da 60, quindi riempito per metà, da diluire fino ai 60 ml. Questo perché si chiamano nuovi mix and vape? Tanto la casa che l'ha fatto lo sapete tutti, è inutile che sto a dirla. Si chiama nuovo mix and vape perché il produttore ha chiesto l'autorizzazione per la vendita ad ADM. Ha inviato ad ADM i campioni di ogni aroma, come si fa per i liquidi, e ha ricevuto il famoso PLI o PLI, che dir si voglia. Quindi questi aromi li troverete, questi nuovi mix and vape li troverete in commercio con tanto di fascetta di ADM. Tra l'altro, se non ho capito male, i negozianti potranno inserirli nella famosa e famigerata prevalenza, e in teoria
chiunque li vende ha le spalle coperte, inattaccabile da guardia di finanza o ADM, perché ADM stessa, scusatemi, ha autorizzato la vendita di questo formato. Quindi ricordiamoci ancora questo nuovo Mix & Vape, 30 ml dentro un flacone da 60 da diluire, non è utilizzabile così come lo trovate, ma va diluito fino ai 60 ml. Questo, amici miei, è il casino che un consumatore svapatore semplice si trova, una confusione veramente, ce n'è tanta, troppa. Il rischio di sbagliare qualche diluizione è alto, è concreto, non è così difficile come sembra. So che magari a chi svappa da più tempo può sembrare una cavolata, in realtà no, è facilissimo sbagliarsi, e trovano difficoltà anche chi è un pochettino più scafato di quelli che è più tempo che sono dentro questo settore. Io mi immagino come si possa sentire un neo svappatore, qualcuno che si affaccia a questo meraviglioso mondo adesso e poi va un attimino a brancolare nel buio per una confusione che è veramente totale, è una roba assurda. Cioè veramente 10 più 10, 20 più 40, 30 più 30, 30 più 20, 30 per 3, cioè è una roba veramente allucinante, ragazzi, è allucinante. L'unico consiglio che mi sento di poter dare ad un povero consumatore svapatore semplice è questo qua. Leggere l'etichetta, quello che c'è scritto sull'etichetta, cercare nei siti web dove si fa acquisti, perché capisco che molti acquistino sul web fino che sarà permesso. Leggete quello che acquistate, perché nelle descrizioni dei prodotti ci sono anche le diluizioni consigliate, quello che si deve fare. Qualche sito addirittura mette anche la finestrella dove acquistare anche quello che ti serve per diluire, per arrivare a certe graduazioni di nicotina. Quindi state molto attenti. Se non trovate sul sito dove comprate, cercate sul sito del produttore, anche se c'è qualche produttore, lasciatemi dire, semifenomeno, che nel proprio sito mette tutti i vari formati ma non mette come diluirli. Siamo veramente qua alla fantascienza. Oppure, ragazzi, se acquistate in qualche negozio fisico, fatevi spiegare bene dal negoziante come fare le varie diluizioni, ricordandovi sempre che il negoziante stesso non può diluirvi i prodotti, ve li può vendere ma non ve li può diluire. Questa è un'altra cosa abbastanza fondamentale. Ovvio che la soluzione più semplice sarebbe uniformare in qualche maniera i vari formati, ma si sa, amici miei, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my